Allora, Jai Jagannath, Jai Radha. Allora, Jai Jagannath. oggi volevamo parlare di Radharani, che ieri abbiamo avuto Radhastami, e di come Radharani viene considerata nelle varie tradizioni Vaishnava. Allora, io stavo guardando questo blogspot, questo blog di Bandana Gopala, non di Bandana Gopala, diciamo che il suo nome, il nome della persona che fa questo blog è Advaita, e in effetti è nel discendere dall'Advaita Parivara, è della successione disciplica che discende da Advaita. Ci sono due tradizioni ufficiali di iniziazione accettate dai Gaudiya Vaishnava in generale, sono Advaita e quella di Nityananda. Advaita e quella di Nityananda. Allora, la successione di Rupaji, Vishnu, eccetera, non è riconosciuta da tutti i I sei Goswami di Vrindavana. non sono riconosciuti da tutti i Gaudiya Vaishnava come iniziatori. Sono riconosciuti come Babaji, per i fatti loro, ma non come linea disciplica di iniziazione, perché non sono mai stati iniziati da Chaitanya e loro non hanno mai dato iniziazione a nessuno. Sono considerati guru dai loro seguaci perché insegnavano, avevano degli studenti. Però dal punto di vista di iniziazione ufficiale, soltanto i Brahmana potevano dare l'iniziazione al Gopalamanta. Quindi gli unici due Brahmana della zona di Krishna Chaitanya erano Advaita e Nityananda. Chaitanya proveniva da una, diciamo, era nato Brahmana, era da una discendenza familiare Brahmana, ma essendo sannyasi non poteva dare iniziazione a nessuno. Quindi l'iniziazione, la Inama Diksha, aperta a tutti, chiunque può darla. L'iniziazione al Gopala Mantra invece soltanto i Brahmana possono. L'iniziazione Gayatri, ok? L'iniziazione Gayatri. Quindi Ma questo abbiamo. vale anche per adesso? Cioè, Sì, questa è sì. una regola. Sì. Infatti, adesso poi vediamo perché, come abbiamo accennato, questo Babaji, che non mi ricordo più il nome, Gopala qualcosa, che è della Nityananda Parivara, che sta facendo discepolo, eccetera, giustamente, perché come, cioè, ufficialmente ha tutte le carte in regola per la iniziazione. Però soltanto i discendenti della famiglia di Nityananda possono dare iniziazioni. Per questo vengono chiamate Goswami di casta. Prabhupada li chiama Goswami di casta. Bhaktivinoda li chiama Goswami di casta. Ok, comunque sono delle brave persone, per cui non abbiamo niente contro di loro. Riguardo però all'idea della Madhva, della Brahma Madhva Sampradaya e della posizione di Madhvacharya riguardo a Radharani, è importante leggere quello che dice Baladeva Vidyabhushana, che è quello proprio che ha, diciamo così, ufficializzato l'idea di collegamento con Madhva, quello che dice nel suo commento al Tattva Sandharva. Tattva Sandharva è scritto in Jiva Goswami. Allora, il verso dice: Bhaktanam bipranam eva moksha, deva bhakteshu mukhyaha, Virincha sa Shaiva Sayujan Lakshmiya Jiva Kotitvam Idieva Matta Vishesha. Solo un devoto Brahmana può raggiungere la liberazione. Brahmana di nascita. Questo è quello dice Bhagava, eh? Questo dice Madhva. Baladeva Vidyabhushana nel suo commento tratto da Siddhartha riguardo a quello che dice Madhva. 1. Solo un Brahmana può ottenere la liberazione, i Deva sono semplicemente devoti, e
Brahma raggiunge la Sayuja Mukti, quindi la Kaivalya, no? Sayuja Mukti, e Lakshmi Devi è una jiva, è un'anima individuale. Quindi Radha men che meno. Radha men che meno. Allora, se lo si mandava praticano Upasana sulla Bidimarga, cioè secondo il sentimento di Aishwarya. Se lo si mandava adorano Nartaka Gopala da solo, cioè Gopala che danza da solo. Mentre i Godia che seguono le orme di Raghunatha Dasa Goswami, bla bla bla, hanno un'idea sostanzialmente diversa. E la citazione è: Ya ekam govindam bhajati kapati dambikataya. Chiunque adori Govinda da solo è un imbroglione e un ipocrita. Salve, della serie, però. Ok, questo mica l'ho detto io, lo dice Raghunatha Questo lo Dasa scrive Goswami. Jiva Goswami sul Raghunatha Tatla Dasa, Sambhava. Raghunatha Dasa Goswami. Ah, Raghunatha, allora quella, un Allora, altro. Però il quindi. Tatla Sambhava l'ha scritto Jiva Sì, Goswami. ma infatti questa è una seconda citazione che non è adattata a Sambhava. È una seconda Ah, citazione, non è la una stessa. seconda. Non è la stessa. Quindi, poi. Allora, poi abbiamo ovviamente da questo blog riporta il passaggio della Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 9, capitolo 9, versi 273-277, in cui Krishna Chaitanya gli dice, la vostra Sampradaya ha sintomi dell'attaccamento sia al karma che al jnana. In generale, l'unica qualità positiva che vedo nella vostra Sampradaya è che accettate la verità della forma di Dio, cioè che Dio ha una forma. Poi dopo ho trovato, che poi non mi ricordo più dove l'ho messa, Ah, però ma vabbè. questo è quel link che mi avevi mandato? Sì, Quello il su link che ti ho mandato. WhatsApp? Poi Ah, infatti mi ricordavo. Sì. nel frattempo io ho trovato anche altri link che adesso vado a vedere se lo ritrovo. Allora. E praticamente abbiamo questo Chaitanya Nitai. Ah, eccolo qua. Va bene, allora adesso rifo la condivisione dello schermo. Abbiamo questo famoso Chaitanya Nitai che è molto attivo, diciamo così, per difendere Prabhupada e compagnia, che dice invece no, non è vero, perché, ecco qua, abbiamo, ups, andiamo avanti, track, ecco qua, dice no, non è vero, perché. Dice, alcuni dei cosiddetti seguaci di Madhvacharya dicono che Srimati Radharani non è accettata dalla loro sampradaya perché non è menzionata dai loro Menzionata. acharya neanche una volta. Però dice che i veri seguaci dei Madhva non sono d'accordo. Per esempio, questo Hari Parshad Prabhu mostra l'evidenza, cita Srivana Mali Mishra, che era un famoso acharya della Madhva Sampradaya del XVII secolo. Allora, Srivana Mali Mishra, nel commento al Bhagavad Gita chiamato Gita Gudarta Chandrika, all'inizio del XII capitolo, glorifica Srimati Radharani. Allora, vediamo in che modo la glorifica. Vediamo un attimo. Ecco qua. Allora, la glorifica dicendo: il mio omaggio è Sri Krishna che gioca con Radharani. Che glorificazione di Radharani. Cioè, e va lì, va avanti, dice: ah, questa è una glorificazione
incredibile, enorme, fantastica, a pagina 155 dice che Vanamali è un Madhvacharya composto, bla 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 bla, ok. Gioca con Radharani, va bene, però Krishna gioca anche con le mucche. Cioè, cos'è? Allora, cioè, dicendo che Krishna gioca con Radharani, allora se, quando diciamo che Krishna gioca con le mucche e con gli altri animali, stiamo glorificando gli animali? E infatti c'è questa cosa. Ah, qui c'è tutta una glorificazione di Vanamali Mishra, Vanamali Mishra, Vanamali Mishra, bla 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 bla. Cioè, tutto quello che ha detto di Radharani per glorificarla è che Krishna gioca con Radharani. Vediamo. Poi abbiamo Shripad Karnaka Dasa, dalla Haridasa Tradition della Madhva Sampradaya. A parte che la tradizione Haridasa non discende dalla Madhva Sampradaya, ma va bene lo stesso. Dice, nella sua opera chiamata Kriti Yadavaraya, glorifica Srimati Radharani e dice: Sri Krishna, il campione degli Yadava, quando suoni il tuo flauto a Vrindavana, Srimati Radha e le altre gopi sono sempre felici e ti servono. Allora, questa è la grande glorificazione di Srimati Radharani. Cioè, quando Krishna suona il flauto, Radharani è contenta. Grande glorificazione. Grande glorificazione. Ragazzi, cioè, qui così dobbiamo capirci cosa vuol dire glorificazione. Sì, ma basta che guardi il disegno che c'è sotto. Ecco, infatti, l'ho capito. Cioè, dal disegno si capisce tutto. Quindi, ragazzi, qua così, no? Ecco, e queste sono citazioni conosciute da tutti, no? Questo, per esempio, appunto, dice: Krishna era molto esperto a suonare il flauto, le gopi erano attratte, Al affascinate suono, dalla vibrazioni, vibrazione insomma. sonora, che non era attraente solo per loro, ma tutte le Allora. creature che la sentivano. Cioè, quindi, cioè, praticamente sono tutti sullo stesso piano, no? Qua abbiamo, vai a vedere, animali attratti dal flauto di Krishna. E di nuovo, anche qui, un'altra gopi disse: Mie care amiche, guardate i cervi, anche se sono animali stupidi, senza intelletto, si sono avvicinati al figlio di Maharajananda Krishna. Non solo sono attratti degli abiti di Krishna Balarama, ma non appena sentono suonare il flauto, i cervi, insieme, le cerviate, insieme con i loro mariti, offrono rispettosi omaggi al Signore, guardandolo con Pure le grande affetto. cerbiatte c'hanno i mariti, mamma Le mia, cerviate poveracci. c'hanno i mariti, che ti devo dire. Aiuto. Esatto. Cioè, vabbè, dai. Hai capito? Allora, quindi praticamente, no, l'idea, ragazzi, è che Radharani sta in piedi da sola. Se vogliamo andare a trovare una vera glorificazione di Radharani, dobbiamo andare da Rimbarka, non da Madhva. È possibile che ci siano stati delle persone, noi abbiamo parlato di impersonalismo, no? Possibile che ci siano state delle persone all'interno del gruppo di Madhvacharya che hanno riconosciuto, avevano un po' di devozione per Radharani. Però se Madhva stesso ha detto che perfino Lakshmi è una jiva normale, Radharani che cos'è? È una ragazza di villaggio. Non c'ha manco il potere di fare niente. Almeno Lakshmi va in giro, ammazza gli Asura. Ma Radharani cosa fa? Sta lì e piange. Non è proprio bello. Quindi, cioè, io. Guarda, io la glorificazione, se vuoi proprio il mio parere,
Guarda, te lo Dimmi. dico, io l'ho trovata qui quando ho letto questo post. Non c'è scritta Radharani, ma va bene lo stesso. Guarda, se lo trovo, speriamo che lo trovo perché. Sì, vabbè, comunque anche il nome di Radharani non c'è nel Bhagavata Purana, eh. Viene No. chiamata Gopi. Quindi se uno Sì, non viene vuole... chiamato. Io so, guarda, quando lo trovo adesso lo devo cercare, anche voglio Sì, far sì. perdere tempo, ma no, quello che mi avevi mandato qua. Aspetta, aspetta, lo troviamo subito. Radha Kavacha. Uno. E poi discorso Quelli sono dell'aspetto nel Narada femminile, Pancharatra, nel Pancharatra. ma è potentissimo. Ma infatti, allora, torniamo indietro al verso che mi piace così tanto, scritto da Rupa Goswami. Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra, Vidim, Vina, Aikantika, Harer, Bhaktir, Pataya, Iva, Kalpate. Allora, questo Pancharatra menzionato da Rupa Goswami è il testo da cui io ho estratto questi video, queste recitazioni di Suti e di Mantra, che vi ho linkato, e tutte e due queste stuti, queste preghiere di glorificazione, sono iscritte all'interno del Pancharatra e riportate come create da Shiva. Cioè è Shiva che parla. Mahadeva Rishi, quindi è lui che ha composto questi studi. E se andiamo a Shiva, vedere e dove in che testo stanno questi? Narada Pancharatra. Pancharatra Ah, il famoso è il Pancharatra, quindi famoso quello Pancharatra. l'ha scritto Shiva? No. No. Pancharatra l'ha scritto Narada. Infatti Sì, si chiama Narada Pancharatra. Narada Muni, Narada No, Muni, quello lì esatto, Narada Muni, quello quello che lì che conosciamo, vola per con la mina, con la permanente. il messaggero, diciamo. Esatto, sì, vabbè, Sì. chiamiamo messaggero. Ma Narada dice: Shiva e Parvati stavano seduti insieme e Shiva disse a Parvati: tutta la glorificazione di Radharani. Ora, come abbiamo visto, sia Radha Kavacha sia l'altro stuti che vi ho mandato sono molto potenti. E addirittura in uno di questi versi Shiva dice che Radha è la Kaivalya Daini Shrestha, che è la persona migliore che può dare la liberazione. Allora, tu metti a confronto la glorificazione di questo Vanamali Mishra che dice: Oh, Radharani. Sì, è una che Krishna giocava con Radharani. Ok? E la glorificazione data da Shiva che dice che Radharani è la persona migliore che può dare la liberazione. Qui c'è chi è che glorifica Radharani qui? Allora, se noi pensiamo che in quanto, cioè noi, io no sicuramente, ma se qualcuno pensa che in quanto Brahma, Madhva, Gaudiya, bla bla bla, Sampradaya, devono onorare Madhva e insultare Shiva, forse bisogna regolare un attimino il motore perché c'è qualcosa che non va. Sono i fili, sono i cavi collegati nel modo sbagliato qui. Quindi lasciamo perdere Madhva. Perché? Ma guarda, io ho tirato fuori anche questa nel varie. Eccolo qua, vediamo. Madhva Sampradaya contro ISKCON e vado di nuovo a fare una breve condivisione, perché questo me lo sono segnato perché era troppo bello. Schermo intero e consenti. E andiamo a
Vediamo, eccolo qua. Ok, un attimo, solo di pazienza. Eccolo qua. Questa è la posizione dell'amata di Madhva sul Iskon. Ok, che ho postato molti anni fa. Allora, nella discussione, allora, c'è stato un incontro. Questo qua è quello che mi ha postato Danilo, perché è, e mi ha scritto che c'è stato un incontro tra i devoti Iskon e la Sampradaya di Madhva Acharya, che non è Madhava Acharya, attenzione, condotto dal Swami Pejavar a Udupi. Nella loro discussione i Madhaviti hanno accettato e dichiarato che Iskon e Rama e Mantra Sampradaya, signor Chaitanya Krishna, la più fenomenale con la PH, vabbè, cosa che sia mai successa. 3. Srila Prabhupada, l'acharya corrente al Madhva Sampradaya. Questa dichiarazione è una grande conquista per Iskon, semplicemente straordinaria. Questa qua è stata una cosa che facevano girare gli Isconiti. Tutte le glorie Srila Prabhupada, sui seguaci in Iskon, si prega di diffondere la parola. Allora, io ho risposto: grazie, credo però che sia del tutto falsa. Consiglio di contattare direttamente l'amata di Madhvacharya Udupi e chiedere informazioni dirette. O perlomeno di chiedere a chi fa circolare questa propaganda e fornire un link della dichiarazione da parte dell'amata di Madhvacharya. Questa invece è l'articolo, la dichiarazione, la, diciamo così, come si chiama? La dichiarazione stampa della Purna Pragya Vidya Pita sulla ISKCON. Allora, traduco. Molti membri della Cyber Madhva Sangha hanno fatto riferimento a diversi punti di conflitto tra la loro comprensione del Tattva Vada, cioè della Siddhanta della Madhva Sampradaya, e le interpretazioni offerte dalla ISKCON, che affermano di avere l'approvazione dell'Acharya Madhva e della filosofia Tattva Vada che predicava, che insegnava. L'argomento è stato discusso ampiamente al Purna Pragya Vidya Pita di Bangalore durante diverse sessioni. È stato deciso che la posizione Tattva Vada deve essere chiarificata completamente per il beneficio dei seguaci autentici della filosofia Tattva Vada dell'Acharya Madhva. Questa nota rappresenta il risultato di quegli sforzi. L'argomento è stato discusso anche con il defunto Sri Sri Vidyamanya Tirtha di Palimaru, Bhandara Kheri Mata, che è sempre un ramo, diciamo, ufficiale della Madhva Sampradaya, che in quel periodo era a Bangalore, e ha approvato questo sforzo come una presentazione corretta della posizione dei Tattva Vada. Coloro che vogliono ulteriori chiarificazioni possono scrivere a Vidwan a Haridasa Bhat, Purna Pragya Vidya Pitha, Bangalore 560-028 o a Sri Naps Rao, sempre alla Purna Pragya Vidya Pitha. Allora, e arriviamo qua, la ISKCON in Tattva Vada, cioè la Madhva Sampradaya. Alcune chiarificazioni essenziali. Tattva Vada, cioè Dvaita, è un sistema di filosofia Vedanta che è stato chiaramente enunciato nel XIII secolo, Annus Domini, nell'anno del Signore Gesù Cristo, dall'Acharya Madhva. Questo sistema è uno della trinità di sistemi tradizionali basati sui Veda. Non ho capito perché l'ho messo Veda con la cosa lunga, ma va bene. Che hanno il maggiore seguito e che sono ri stati riconosciuti ampiamente come i sistemi autentici e alternativi e completi. Alternativi nel senso opposti uno all'altro. Eh? E già qui faccio una parentesi, e già qui si sono imbrodati da soli. Comunque andiamo avanti. C'è stata
un'interazione continua e intensa tra questi sistemi, che si sono opposti l'uno all'altro vigorosamente in dibattiti tenuti secondo le norme tradizionalmente accettate, con molte composizioni erudite da studiosi, come dire, studiosi esperti, che hanno esaminato in modo critico i sistemi rivali per mostrare che non sono validi e per provare il proprio sistema come valido secondo standard che sono accettati da tutti. Questo processo del cercare, della ricerca e dell'esame incrociato, cioè della verifica incrociata, ha aiutato a raffinare sistemi riguardo alla coerenza interna, chiarezza di idee, accettabilità in riferimento a tutte le prove, le citazioni presentate, eccetera. Anche se ci sono state delle variazioni introdotte, dei dettagli più sottili, dei concetti nel corso del tempo all'interno della filosofia advaita, che è il sistema più antico, non ci sono stati cambiamenti importanti riguardo ai concetti di base di ciascuno dei sistemi rispetto a come sono stati enunciati dai fondatori. Il Tattvavada, cioè la tradizione di Madhvacharya, ha la posizione speciale di avere affrontato e sconfitto gli altri due sistemi rivali in numerosi dibattiti fin dalla data della sua origine, fin dalla sua origine. Allora, introduzione. Relazione tra le L'anima. anime supremo. Uno. Differenza inconcepibile con identità rispetto alle cinque tipi di differenze, cioè vishesha, cioè la qualità della varietà. Fonti autorevoli, autorità nelle scritture verso, rispetto all'autorevolezza in generale, il Bhagavata Purana rispetto al Brahma Sutra, eccetera, altre digressioni dottrinali. Uno, differenza nelle manifestazioni delle forme del Signore. Le jiva sono parte dell'essere supremo, questione di gradazione, e il famoso sconosciuto Panchama Purusharta. Panchama Purusharta è, secondo i Gaudiya Vaishnava, la Bhakti. I quattro Purusharta sono Dharma, Artha, Kama, Moksha, e poi loro aggiungono il quinto Purusharta che è Bhakti. Madhvacharya non riconosce la Bhakti, cioè proprio del tutto. Cioè dice il quinto Purusharta è sconosciuto, ma chi l'ha detto che esiste? Quindi in questa riga ti fa vedere che la Non madre conosce la sampradaya Dharani. non riconosce la Bhakti, ok? Quindi non riconosce la Dharani. Non riconosce, ma non riconosce neanche la Bhakti. Tutta la Bhakti. Tutto il Sì, processo però della la Bhakti. massima espressione, no? Viene sempre Sì, no, detto che ma la massima ho espressione capito, della ma la. Bhakti è Allora, Radharani. sì, d'accordo. Ma allora, tu mi dici, la torta, che ne so, la torta con la panna montata, la massima espressione del dessert. Ok? Quindi la Madre Sampradaya non riconosce la torta con la panna montata. No! La Madre Sampradaya non riconosce l'idea di dessert, non riconosce l'idea di dolce. Non esistono i dolci, quindi non esistono i rasa, non esiste niente. Non ci può essere una relazione di bhakti rispetto a Krishna. C'è solo un'adorazione in Aishwarya, cioè Sì, c'è riverenza. sentimento di, diciamo così, proprio di adorazione rituale, di adorazione ufficiale, perché è Dio, ma non c'è una relazione personale. Poi dice, ok, identificazione del fondatore, cioè che società è con Krishna, e loro assolutamente rigettano. Rifiutano. Quindi chiunque vada dicendo
la cosa importante della Gaudiya Sampradaya riconosce Krishna Chaitanya con Krishna, qui così, già con la Madhva Sampradaya dice assolutamente no. Radha, una falsa divinità. Bogus, Mamma mia. Radha, una divinità falsa. Bogus. Ok, andiamo avanti. La scuola Gaudiya di Navadvipa, fondata all'inizio del XVI secolo, Sri Krishna Chaitanya, essenzialmente come una scuola basata sull'importanza primaria dell'amore intenso ed emozionale per il divino predicato al fondatore. Attraverso la genealogia presentata dell'ordine ascetico, l'ordine di Sannyasa, al quale Chaitanya appartiene, viene fatto risalire l'Acharya Madhva, almeno per quanto riguarda il gruppo no, conosciuto, adesso, attualmente conosciuto come ISKCON. La storia dell'inizio della scuola Bengala del Vaishnava del Bengala mostra una miscela di fedeltà ad altri fondatori delle scuole Vedanta come Shankara e Ramanuja. E io aggiungo Nimbarka. Ma siccome i Tattvavadi, cioè i seguaci di Madhva, riconoscono solo tre scuole, riconoscono solo Madhva, Shankara e Ramanuja. Quindi non riconoscono Nimbarka, Vishnu Swami, non riconoscono nessun altro, riconoscono Krishna Chaitanya, non riconoscono Nitat. Loro hanno solo queste tre discendenze. E i seguaci di Madhva combattono sia contro la scuola di Madhva che la scuola di Ramanuja. Scusa, la scuola di Adi Shankara, la scuola di Ramanuja. Allora, se uno può dire, vabbè, i Shankara perché sono Mayavadi, di Ramanuja non sono Mayavadi, sono Vaishnava, diciamo così, fatti e finiti. Quindi perché devono distruggere? Provare che Ramanuja aveva torto, non si capisce. Allora, i dettagli del sistema filosofico sottostante che sostiene il culto della devozione emozionale sono stati delineati gradualmente, non dal fondatore stesso, che non ha scritto nessuna composizione, non ha scritto niente, e qui noi diremmo, parentesi, ha scritto Shikshastra, vabbè. Ma da tre famosi Goswami di Vrindavana, matura, quindi Sanatana, Sanatana e no? Rupa, due fratelli, e il loro nipote Giuga. A differenza dell'approccio tradizionale dell'analisi del Prasthana Traya, cioè Brahma Sutra, Gita e Upanishad, Brahma Sutra è il Vedanta Sutra, quindi non è, ecco. Questa scuola dei tre Goswami di Vrindavana, adesso non sono più sei ma tre, va bene. Questa scuola ha accettato come autorità suprema il Bhagavata Purana, come Ah, beh, questo è vero. ma no, ma infatti guarda che questo qua, questi qua che scrivono non è che sono Ah, ignoranti, no. sono semplicemente, stanno dicendo che il Gaudiya Vaishnava non ha niente a che vedere con la Madhva Sampradaya. Cioè questi qua conoscono il Gaudiya Vaishnava. Ma non è sbagliata questa cosa? No, Cioè, voglio dire. assolutamente. No, ma quelli che. Cioè, non è sbagliata questa cosa, ma perché hanno, diciamo, hanno la loro interpretazione filosofica. La loro interpretazione filosofica delle Se Jiva, di capiscono le Rama, di cose con la Vasudeva. filosofia, non c'è niente da No, fare. questa qua sta parlando di storia. Sì, Ma infatti, certo. io sottolineo sempre che quello che io faccio, io presento. La filosofia dalle scritture originarie e la storia. La La storia è fondamentale. storia è fondamentale, se noi non riconosciamo la storia, cioè ce la inventiamo, ce la raccontiamo. Va bene, andiamo avanti. Quindi, bla 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 bla, Bhagavata Purana, e ha derivato appunto tutto il suo sistema filosofico dal Bhagavata Purana, cioè Srimad Bhagavatam. Anche Ok? se poi la storia in queste, cioè su Sì, questi sono aspetti, prospettive.
è sempre, no? Poi alla fine è un po' vaga, perché Sono pure quello che mi prospettive, dicevi Mani, sono stamattina, no? prospettive. Perché pure Capito? quello che Perché, stamattina. per esempio, qui, come ti dicevo prima, i tre Goswami di Vrindavana veramente erano sei. Ma va bene lo stesso, perché stanno nominando quelli che hanno scritto un sacco di libri. E Eh sì, certo. giustamente, noi pensiamo ai sei Goswami e loro pensano ai tre Goswami, che però ai questi tre Goswami non danno nessuna autorità ai tre Goswami. Perché in pratica stanno dicendo il sistema tradizionale vedico è quello di basarsi sulla Bhagavad Gita, sulle Upanishad e sul Vedanta Sutra, che sono i Prasthanatraya. Invece, questi tre Goswami non gliene frega niente della Gita, delle Upanishad, del Esatto, Vedanta ma arrivano allo Sutra. Srimad Bhagavatam. Brava, brava, Vabbè, esatto. ma questo noi lo sappiamo che poi alla fine il No, testo ma cioè. fondamentale è quello, su D'accordo, ma quello io non sto. Allora, si basa tutto, io no? non sto dicendo cosa hanno fatto effettivamente i Goswami, che cosa. Io sto dicendo che cosa dicono i rappresentanti ufficiali della Madhva Sampradaya. Certo, quindi ti sembra assurdo che loro dicano che la Madhva Sampradaya è la nostra, diciamo, discendenza in un Ma certo infatti, senso. non è che dico che mi sembra assurdo, io sto dicendo che questi qua, i massimi rappresentanti della Madhva Sampradaya, dicono: siamo stufi che la ISKCON dice che è associata con noi e che noi approviamo la loro cosiddetta successione disciplica. Siamo stufi Sì. E perché non è vero. quindi E quindi. se non si viene da, cioè se la discendenza questa qui non è reale perché lo stanno dichiarando apertamente, Sì. da dove vengono? Da dove viene la tradizione Gaudiya Vaishnava? Allora, non stiamo a leggere tutta questa cosa, perché vedo che ti stai un po' spazientendo. Allora, andiamo. Vedi che comunque, guarda, qui abbiamo Ci sta un tra. sacco Ce di n'è di roba, riferimenti, da di leggere. cose. Se dovessimo Sì. fare una traduzione, però è chiaro che dal punto di vista, qua trovi bla 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 bla, Sì. cioè, È molto interessante. è molto interessante, chi lo vuole glielo mando, oppure non lo so, lo mettiamo da qualche parte, eccetera. Questione di gradazione, bla bla bla, concetto dell'ISKCON, e esatto. Abbiamo quattro tradizioni corrette, Tattvavada, Radha e Bogus dice ci sono, Questo è proprio un trattato proprio. è una dichiarazione ufficiale che chiarisce tutti i punti. Para, ma c'è internet che Vabbè, comunque non è si è congelata. Arama. Va bene, ma comunque la registrazione continua, non è un problema. Va bene, e questo è il link che metteremo sulla. Ecco qua. Allora, interrompi la condivisione e interrompi la condivisione. Eccoci qua tornati. Allora, la tua domanda è: se non discende dalle scimmie, allora, calma. È un dilemma darwiniano questo, se la tradizione Gaudiya Vaishnava, se Chaitanya non discende da Madhva, da chi discende? Allora, come abbiamo già osservato altre volte, tutti i contemporanei di Chaitanya sapevano benissimo che Chaitanya aveva preso tutte le sue iniziazioni tranne la prima. Allora, la prima iniziazione è proprio l'iniziazione da Brahmana da suo nonno, cioè quella normale, smarta, iniziazione smarta, Karma Kanda, dal nonno, ok? Poi ha preso
Una seconda iniziazione, quella del Gopala Mantra da Ishwara Puri, che era parte del, era iniziato nella Shankaracharya. Shankaracharya, sì. La terza iniziazione che ha preso è quella di Sannyasa, e l'ha presa da Keshava Bharati, che era il Mahanta della Shankaracharya Math di Katwa. Quindi Chaitanya discende dalla Shankaracharya Math. Dagli impersonalisti. Dai Mayavadi! Mayavadi. Oddio, Mayavadi o scandalo! impersonalisti? Perché Scandalo, poi pure qui disperazione! Capito? Cioè, c'è una capito? differenza. Scandalo, disperazione, chi la dà? Offesa. Ragazzi, questa è la storia. Allora, come abbiamo visto stamattina, parlando dei famosi impersonalisti, eccetera, Adi Shankara non era affatto un impersonalista. Anzi, difendeva a spada tratta la Bhakti. Come del resto fa Krishna la Bhagavad Gita. E poi Il Bara, ma scusami, no? sì. Ci Forse non si è sentito perché questo internet stasera fa un po' il vediamo, ballerino. capito. Ma c'è una differenza tra i Mayavadi e gli impersonalisti? Perché i Mayavadi non sono No, quelli no, neti no. neti, quelli. Mayavadi è un termine offensivo creato da Madhva per indicare Gli la. No, impersonalisti. per No. indicare i seguaci di Shankaracharya. I seguaci di Shankaracharya non si chiamano loro stessi né Mayavadi né impersonalisti. Si Vedi? Advaiting, chiamano Advaitin. certo. Sì, Non principio duali. dell'Advaita. Non duale. Non Il principio dualistici. dell'Advaita. Il Sì. Advaita principio dell'Advaita. non duale Quindi, significa, sì. Sì. esatto, questa storia Mayavadi, il termine Mayavadi l'ha inventato Madhva. Ma guarda. L'ha inventato Madhva per insultare i seguaci di Adi Shankara come, diciamo così, in opposizione al termine che lui ha creato per la propria Sampradaya, che è quella di Tattvavadi. Tattvavadi significa coloro che seguono la verità. E La verità datata, va, sì, certo. allora, per opporre gli altri, diciamo Invece così, loro Maya, loro seguono Maya. coloro che seguono l'illusione. Maya, Maya vadi. Ah. E Hai capito? quelli che dicono neti, 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 neti. Ma neti, neti, non è questo, non è quello, ma sta nelle Upanishad. Infatti, Ma certo. voglio dire, quando tu dici non siamo il corpo, è un neti Né quello né questo neti. però loro, Esatto. no? Non così. Neti neti vuol dire na iti na iti. Non così, non così. Quindi, Così. cioè, non è che è il grido di guerra degli impersonalisti. Non è che i sannyasi della discendenza di Shankara vanno in giro gridando neti, 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 neti. No, vanno in giro gridando Om Narayana, Hari Om. Cioè, non è che vanno neti, neti. Neti, neti è Quindi stato sono che, Vaishnava. allora, Narayana. il concetto di Vaishnava Aiuto. è bravo, e no, qui è un ginepraio, capito? È il classico ginepraio. Il concetto di Vaishnava si applica esclusivamente al tantra. Alla, scusami. Tantra. Al tantra, wow, è bellissimo. Allora, cos'è il tantra? Il tantra è, diciamo così, una serie di testi che trattano dall'adorazione della divinità. Quindi,
Dimentichiamoci tutto il sesso esotico, la coppia felice, proprio c'entra niente. I tantra sono testi che spiegano come adorare la divinità. Ci sono tre categorie di tantra primarie, che sono Vaishnava, Shaiva e Shakta, e due categorie di tantra secondarie meno famose che sono i Saurya e i Ganapati. I tantra, detti anche Agama, perché quando vediamo i Vaishnava Agama, Shaiva Agama, tantra, ok? Tantra e Agama sono sinonimi, perfettamente uguali. Quando noi parliamo di Vaishnava Tantra, sono le istruzioni su come adorare la divinità di Vishnu. Non è che sono quelli che dicono che Vishnu è supremo rispetto a quelli che dicono che Shiva è supremo o Shakti è supremo. Questa è una proiezione dell'indologia coloniale che ha voluto creare settarismo. Il settarismo nella tradizione induismo non è mai esistito finché non sono arrivati gli inglesi. Esistevano dei problemi politici. Sono esistiti dei problemi politici, specialmente da quando è cominciato il buddismo, perché i sovrani del regno Pinco e Pallo e i suoi vicini avevano diciamo così, hanno scelto di adorare una divinità piuttosto che un'altra, o addirittura di seguire il Buddha. Per cui il sovrano specifico dava delle facilitazioni maggiori a coloro che all'interno del Tantra adoravano Vishnu piuttosto che Shiva, o Shakti piuttosto che Vishnu, o Shiva piuttosto che Vishnu e Shakti. Quindi le facilitazioni materiali date da questi regnanti a dei gruppi che seguivano il Tantra di quella particolare divinità ha creato dei problemi politici e sociali. Per cui i vari gruppi di tantrici si sono cominciati a capigliare. Ma il punto è che Vishnu è tutto. Il vero Vaishnava, come dice Krishna Bhagavad Gita, Vasudeva Sarvamiti, Tad Mahatma Sudurlaba. La vera realtà è che Vasudeva è tutto, Vishnu è tutto. Non c'è opposizione tra Vishnu e Shiva e Shakti. Non ci può essere opposizione. Perché è assurdo. Ma ci sono vagonate di prove delle scritture che dicono che Shiva è Vishnu e Vishnu è Shiva. Ma lo dice anche Prabhupada, quando spiega la Brahma Samhita, trovata da Chaitanya nel Sud dell'India, che poi l'abbia trovata, no, vabbè, non si sa, vabbè. Diamo per scontato che l'abbia trovata, che sia un testo autentico, ok? Vabbè. Non tutti accettano questa conclusione, ma accettiamola. Nella Brahma Samhita, che è diventata una delle bandiere del movimento Gaudiya Vaishnava, c'è scritto chiaramente che quando Vishnu entra in contatto con la natura materiale, si manifesta come Shiva. Allora, fammi capire come fa un Vaishnava a non venerare Shiva. Ma No, anche nella infatti Chaitanya io una volta Charitamrita. sono andata, pensa, no? Perché qui vicino Roma c'è un tempio shivaita che è tenuto da una coppia che poi te li farò vedere perché sono speciali veramente. Lui Ok. è vissuto, lui è romano, ma è vissuto 50 anni in India Sì, e si immagino. chiama il Kalamandir, Ah, ecco.
che è diventato un centro molto importante qui a nord di Roma, perché questa era una terra che lui aveva ereditato dal padre. Quando il padre ha lasciato il corpo, lui è ritornato qui e ha fatto questo tempio. Ma lui sono tutti quelli tipici, quelli che stanno a Varanasi, no? A Benares, questi tutti vestiti arancione e tutti i capelli così. I sadu, dai. I sadhu, infatti Sadu. lui ha coinvolto poi quella sua compagna, che era un'ex professoressa romana simpaticissima, ma loro ormai hanno una certa età, che io li conosco da insomma, un po' di tempo, li ho conosciuti per Roma, perché loro andavano in giro qui tutti vestiti così quando venivano qua a Roma. Fantastico. Però dopo te li faccio vedere, faccio vedere tutto. E questo centro è diventato un centro molto importante per la comunità bengalese che sta qua. Qui Ah, certo. loro fanno tutti i riti, loro sanno fare tutto, fanno tutte queste cose continuamente, continuamente. E io infatti quando sono andata lì, dico, sai, io però, dico, io sempre così, questo con un po' di lavaggio del cervello, no? Gli ho detto, dico, ma sai, dico io, no, dico io, sai, dico, seguo la Bhakti di Krishna, cioè, e lui mi ha fatto, io vedo qui, insomma, tutto che Shiva, Ganesh, insomma, tutte queste, dice, ma lui mi fa a me mai la stessa cosa. No, perché poi lo vedi vestito così. Lui è proprio un indiano. Poi ti faccio vedere. Lui è proprio un indiano. Tu non lo scambi per niente. Questo abitava i Parioli. Questo è figlio di papà, capito? Pariolino, E famoso sì, un pariolino. Pariolino che però è diventato un sado. Tu devi vedere come lo Fantastico. rispettano gli indiani. Calamandir, guarda, lo stai cercando perché tu sei terribile. Io sono terribile. Io sono Non terribile. so, cara Ma scusa, Calamandir. mica lo chiamo a caso centro di ricerche, vedi, che io ricerco costantemente, giorno e notte. Ma proprio che Calamandiro? Esatto, Calimandir, no Calamandir. Cala, pensa bene, me lo ricordavo, c'è stato tanto tempo fa, ma intanto No, ci no, vado. No, Cala, no, Cali, Calimandir. Cali, Cali, beh, ma ancora meglio, Cali Mandir. Ragazzi. Allora, Calimandir, questi simpatici fanciulli, adesso pian piano mi si apre. No, è vero, capito? Per Dice, ma cui. no, no, mi fa a me, sta tranquilla, perché io dico, sai, però il prossimo mi sento molto attratta qui da voi. Dico, però sai, io seguo, danza, cioè, dice, ma è la stessa cosa. Tranquillo, poi lui proprio un tipo, guarda, veramente straordinario, straordinario. Ma poi quello che sta facendo da un punto di vista sociale, perché questa cosa qua è molto importante, ci vanno tutti quanti gli indiani di Roma, Ah, vanno ma tutti certo. lì, si è allargato tantissimo. Io ci sono stata ai primi tempi, quando ancora stavano iniziando, stavano cercando un po'. Adesso è diventato un centro molto importante. No, ma infatti, guarda che qui la situazione è esattamente co co come te l'hanno detta. Allora, io sto aprendo e il Calimandir, educazione italiana, educazione indiana, rampace. Bella, bella, bella. Culto di Shiva e Kali, rampace. Non c'è donazione su Facebook. Yogi Krishnanath. Per puro caso si chiama? Mi sa di sì. Cioè, Krishna, scusa, eh. Io sono devoto di Krishna. Ah, sì, ma io mi chiamo Krishnanath. Ah, beh, interessante. Cioè, voglio dire, uno si chiama Krishnanath. Più chiaro di così. Ragazzi, capito? Cioè, è esattamente l'opposto di quello, di quel personaggio chiamato Tripurari. Swami che insultava Shiva. Tripurari è il nome di Shiva. Uno dice: scusa, ti hanno chiamato Tripurari Das. E tu insulti Shiva, dici che Shiva è un disgraziato. Ma pigliati il vocabolario. Vai a vedere sul dizionario.
Ottimo, ottimo, mi sembra un'ottima cosa, infatti lo faremo circolare. Perché in effetti questa è la situazione. Questa è la situazione reale. Cioè, non c'è opposizione. Non ci può essere opposizione. Ma tu vai a vedere, Krishna Bhagavad Gita continua a dire che bisogna superare la dualità. Ah, noi siamo Dvaita, siamo per la dualità. Beh, allora non avete niente a che vedere con la Bhagavad Gita. Non avete niente a che vedere con Krishna. Allora, da dove siamo scesi? Da dove discendono? I Gaudiya Vaishnava. I Gaudiya Vaishnava discendono. In primis, il tronco principale è la tradizione di Adi Shankara, che già andava avanti da parecchi secoli, perché Chaitanya apparso nel 1500, a cavallo tra 1400 e 1500, e Ma poi la... scusa, Parama, ma Dimmi. Adi Shankara, no? Adi Sì. Shankara non è dagli studiosi, diciamo, tra virgolette, accademici, no? Non è considerato un riformatore? Certo, Perché io avevo un po' capito ma Adi questo. Shankara è praticamente il fondatore dell'induismo. Addirittura. Perché? Cosa ha fatto Adi Shankara? Adi Shankara si è reso conto che il sistema Varnashrama originario, che non è basato sulla nascita, no, ma è basato su guna e karma, come dice Krishna Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Mayashri Sam guna karma vibhagasam. Quindi guna e karma sono individuali, non sono ereditati. Ok? Quindi ogni individuo deve essere valutato per guna e karma. Adi Shankara si è reso conto che siccome il Kali Yuga già stava galoppando da un pezzo, non c'erano più brahmana qualificati, non c'erano più abbastanza brahmana qualificati per guna e karma. Per cui si è detto, qui i brahmana stanno facendo un casino, è meglio che troviamo una soluzione. Allora lui ha rivoluzionato il sistema del Varnashrama Dharma e ha cambiato le regole del sannyasa. Se noi andiamo a vedere le regole originarie del sannyasa, come dicevo nel mio video su sannyasini, le regole originarie del sannyasa sono che i sannyasi praticamente non fa altro che prepararsi alla morte. Consapevolmente si distacca da tutto e da tutti, non fa più niente e fa tutto quello che lo fa morire più alla svelta. Perché vuole lasciare il corpo, perché ormai il corpo è vecchio. Quindi rinuncia al corpo, rinuncia a tutto. Quindi un sannyasi non può prendere discepoli, non può dare iniziazioni, non può insegnare. Non può avere una residenza. Deve continuamente viaggiare. Non deve stare più di 3 giorni nello stesso posto, nella stessa città. Dopo 3 giorni deve rimettersi in cammino finché non stramassa al suolo per strada e muore lì per strada. Okay. Prima di prendere sannyasa fanno i riti del funerale, in modo che quando muoiono nessuno si deve preoccupare di fargli il funerale. Quindi non può usare veicoli, quindi deve solo camminare. Non può usare scarpe. Non può usare ombrello. Quindi si deve prendere il sole in testa, che è peggio della pioggia, no? Mentre cammina, stramassa e muore, perché quello è quello che deve fare un sannyasi, deve solo stramassare e morire. Adi Shankara ha detto, vediamo un attimo, perché se i brahmana non sono in grado di fare il servizio che devono fare, vediamo di farlo fare il sannyasi, che perlomeno sono persone, diciamo così, dedicate
alla spiritualità, sono veramente rinunciate, hanno lasciato il materialismo, hanno lasciato la politica, hanno lasciato gli attaccamenti materiali, le identificazioni materiali, eccetera, eccetera, per cui possono fare quel lavoro. Quindi Adishankara ha fondato il sistema della MAT, che è una residenza, una scuola residenziale, è la corrispondente della Gurukula, però tenuta da Sannyasi. La Gurukula era tenuta dai Brahmana sposati. Un Brahmana sposato con moglie e figli era il capo della Gurukula, la famiglia del guru. La Mata diventa una Gurukula in cui nessuno è sposato. Ci sono i sannyasi che fanno il papà e i brahmachari che fanno i figli. Questa è una riforma enorme, ma comunque è sempre una riforma che segue i principi di Dharma e Vidya. Perché noi non dobbiamo pensare che il Varnashrama Dharma sia eterno, così come è stato enunciato nella Bhagavad Gita. Che modifica secondo te? Brava. Per forza. Nel Satya Yuga c'è un solo Varna, perché sono tutti Paramahamsa. Non c'è bisogno dei re che tengono l'ordine, che proteggono dall'aggressione, perché non ci sono aggressioni. Cioè, non c'è bisogno dei Vaishya che coltivano la terra, proteggono le mucche, perché la E terra. noi, e quando dicono che appunto proprio per questo motivo nel Kali Yuga siamo tutti Sudra. Esatto. Kalo Shudra Sambhava, perché nessuno più è qualificato. E Non quindi a perché, questo punto. beh, a questo punto bisogna superare le identificazioni. Siccome non abbiamo le qualificazioni per i Varna e gli Ashrama, no? Noi semplicemente, come diceva Prabhupada, facciamo un Daivi Varnashram, per cui diventiamo completamente puri devoti. Nel senso che facciamo tutto quello che c'è bisogno di fare per servire Krishna. Il problema è che comunque il sistema Varnashrama Dharma, così come è spiegato nella Bhagavad Gita, si basa sulla conoscenza solida delle tendenze umane. Per cui se una persona che vuole fare il ruolo, vuole giocare il ruolo dello kshatriya, non segue le regole, fa un pasticcio. Se uno che vuole fare il ruolo da sannyasi non segue le regole da sannyasi, neanche quelle diluite, diciamo, mantenute da Adishankara, e vuole la massaggiatrice, vuole il cuoco personale, si mette i vestiti di seta, eccetera, eccetera. Cosa succede secondo te? Succede che fa un pasticcio. Si corrompe. Si corrompe. Così un brahmana che accumula denaro, accumula proprietà, si corrompe. Uno kshatriya che non difende i sudditi si corrompe. No. Per cui Adi Shankara ha mantenuto delle regole per il sannyasa comunque ancora abbastanza solide. Per esempio, Adi Shankara ha mantenuto la regola che il sannyasi non deve cucinare, e nessuno, cioè il sannyasi mangia crudista o riceve l'elemosina del riso cotto, dei ciabatti cotti, o se no mangia crudista, perché non celebra rituali del fuoco, quindi non può cucinare. Nella Mat c'è un tempio dove viene adorato Krishna o chi per esso, comunque la divinità. E chi cucina per Krishna non è un sannyasi, non è un brahmachari, è un grihasta.
Quindi i sannyasi e i brahmachari ricevono il prasada di Krishna, ma non possono, nessuno gli cucina apposta per loro, e loro hanno la proibizione di cucinare. Due, devono vivere in modo molto modesto. Io ho una foto, adesso la devo cercare, non so più dove l'ho infilata, ma ho una foto del vecchio Acharya di Kanchi, del vecchio Shankaracharya di Kanchi, e della sua stanza. Praticamente è un rudere. Cioè, il Bhajana Kutir, proprio un rudere. Non è che c'ha la super appartamento, eccetera, eccetera. Assolutamente. Per cui, poi appunto, questa cosa, cioè, tutto quello che è possibile mantenere delle regole originarie del sannyasa, loro lo mantengono. Poi, siccome loro devono insegnare, non possono costantemente viaggiare ogni 3 giorni, dormire sotto l'albero. Però, quando uno prende sannyasa nella Shankaracharya Math, deve fare almeno un anno di andare in giro. Quindi va in pellegrinaggio, almeno per un periodo deve fare questa esperienza di vita. Come le sorine di Madre Teresa di Non Calcutta. lo so, non lo so. Sì, io Comunque, lo so. sì. Loro vanno un anno, anzi 3 anni devono girare. Vabbè, probabilmente l'hanno accoppiato alla Shankaracharya Eh Math. sì, e beh, lì in India è andato lì, Esatto, non lì. esatto. Comunque, questo per dirti che, diciamo così, che nella successione di Shankaracharya, ci sono molte cose che i devotini dell'ISKCON non sanno, o che addirittura, diciamo così, non possono credere perché hanno dei concetti opposti. E questo va corretto, ovviamente. Però, diciamo che noi siamo come Gaudiya Vaishnava, siamo molto più vicini a Dishankara che a Madhu. Ora, come dicevamo prima, le due successioni discipliche ufficiali sono quella di Nityananda e quella di Advaita, perché erano Brahmana, per cui davano l'iniziazione regolare, Brahmini, eccetera, eccetera, Gopala Mantra, Gayatri Mantra, eccetera, eccetera. Ma i guru rimangono nella loro famiglia. Nessuno può dare iniziazioni che non sia nato nella famiglia di Nityananda o di Advaita. Ma Janava, quando era vivente anche Nityananda, aveva lo stesso ruolo? O ha dovuto No, morire il l'ha preso marito? in seguito quando Nityananda è scomparso. Poi quando Nityananda è scomparso, Janava ha dato diciamo così, l'incombenza a suo figlio Virabhadra. Però, come giustamente si è fatto notare, nella Nityananda Parivara ci sono state più donne guru che uomini guru, storicamente. Non c'è assolutamente nessuna differenza dal punto di vista di Adhikara, che sono autorizzate a dare iniziazione. Cioè, quindi tutta sta fuffa dell'ISKCON India che va dicendo: ah, assolutamente, le donne non possono dare iniziazioni, siamo pronti allo scisma completo su questa cosa. Noi in India non è mai successo che le donne danno iniziazione. Ma più piacere, assolutamente fuori di melone, come non si sa come, proprio. Non ho parole per descrivere la diforezza di questi personaggi. Però il problema è che dall'altra parte la ISKCON globale risponde in modo stupido, perché li chiama i neo Karmakandi, i neo. Cioè, Brahmashrama Dharma non esiste, non ha niente a che fare. Brahmashrama Dharma è una situazione sociale che regola
il ruolo sociale della persona. Ha niente a che vedere con la Bhakti, lo yoga, il tantra e via dicendo. Ora, il tantra è per imparare a fare adorazione alla divinità, che sia divinità di Vishnu, di Shiva, di Shakti, è sempre tantra. È sempre tantra. Tutti i mantra per l'adorazione alla divinità, soprattutto i Bija mantra e i Mula mantra, sono nei testi tantrici. Assolutamente. Per cui tutto questo Archana Padati, Gopalabhata Goswami che ha scritto, cioè, sono tutti tratti dai tantra. E i tantra erano benissimo riconosciuti e accettati, quindi sono due diversi livelli, il livello sociale e il livello personale. Il Varnashrama è una religione. Nel senso che ti dice quali sono i tuoi doveri e ti dice che i tuoi doveri sociali sono religiosi, sono la tua religione. Quindi, se tu esegui i tuoi doveri adeguatamente all'interno del Varnashrama Dharma e lo fai per soddisfare Krishna, per soddisfare Vishnu, tu stai facendo il tuo dovere religioso. Yagyartat karmanoni atra. No. Bisogna comunque fare per Vishnu. Questa è una realizzazione che hanno tutti, anche quelli che adorano Shiva. Lo sanno che Vishnu è la forma, diciamo così, suprema, non manifestata. Ma la cosa divertente è che Vishnu è che non è manifestata, non è Shiva che non è manifestata. Cioè quando i devotini dicono che chi adora Shiva sta adorando il non manifestato. Ho capito? È completamente l'opposto. Perché è Vishnu che non è manifestato. Narayana Paravyaktat. Vishnu è non manifestato. Il Vishnu che noi vediamo manifestato in questo universo come Mahavishnu è un avatara di Vishnu. Shiva è un avatara di Vishnu. Vishnu non è manifestato. Oh, cioè, capito? Vishnu è il Brahman supremo, l'origine del Brahman. Però si manifesta. Krishna dice: io mi manifesto di era in era, e quindi perché? La maggioranza di questi avatar di Vishnu sono Lila Avatara che offrono alle persone, agli esseri umani la possibilità preziosa di meditare su Dio in un sentimento devozionale. Ma per Madhva la devozione non esiste. Ups. Ok. Va bene, io direi che abbiamo fatto, come si suol dire, una certa ora. Abbiamo sganciato un certo numero di bombette, bombe di varia Eh sì. dimensione, per stasera, per oggi, No, diciamo. è interessante questo fatto quando hai detto che Vishnu in realtà non si è mai manifestato. No, non è che non si è mai manifestato. No, Vishnu è non manifestato. Sì, si Non è, manifesta attraverso si gli avatar. manifesta, costantemente si manifesta, Sì, attraverso però innumerevoli io avatar. voglio avatar, ecco. Capito? Questo. Ma Vishnu, in Cioè, quanto no, volevo dire la cosa che hai detto prima, che mi ha colpito molto, il fatto che Shiva fosse un avatara di Vishnu. Certo, Shiva è un avatar di Vishnu, sicuramente. Questa è la prima volta che lo Sì, sento. esatto. Beh, scusa, ma allora, ritorniamo al concetto della Brahma Samhita, per cui dice che quando Vishnu entra in contatto con la natura materiale viene chiamato Shiva. Quando Vishnu entra in contatto con la natura materiale, è l'avatar di Vishnu che entra in contatto con la natura materiale. Quindi, Karana Dakshai Vishnu è Shiva, è Sadashiva. Sada Shiva, sì, infatti lo Lo dice la Shiva prima eterno, manifestazione. eh? Lo diceva? La prima manifestazione. Esatto.
Sadashiva. Lo Shiva eterno, che è Sì. Parama Kshaya Vishnu. E quindi quando loro invece lo sintetizzano nella Trimurti, Brahma, Shiva, come se fossero tre cose distinte, Shakti, in realtà è una Allora, riduzione l'idea della così. Trimurti come dei tre di unità principali dell'induismo è un'idea dell'indologia coloniale fabbricata dai gesuiti. Infatti, sì, ma Fabbricata dai infatti si gesuiti capisce. per dare l'impressione che assomiglia alla Trinità cattolica. Sì. No, perché Ma loro è dicono creatore, confusa. il fatto del Bravo. creatore, Ma no, il no, ma discorso del no. Brahma, creatore, Vishnu, per Shiva esempio. sono Guna Avatara. Sì, Guna Avatara. Guna Avatara significa che controllano i Guna. No, controllano le manifestazioni dei Guna. E Brahma è stato introdotto in seguito perché prima era Shakti, non era Brahma. Infatti, Brahma, il nome di Brahma è un nome femminile, grammaticalmente. Quindi era la Shakti, È la madre dell'universo. la Poi, potenza manifestata. quando è arrivato il patriarcato, ci hanno messo Brahma perché ha la passione, ok, ci hanno messo Brahma. Ma in origine era Shakti. Infatti, le divinità di Jagannath sono Vishnu, Shiva e Shakti. Jagannath è Vishnu, Balabhadra è Shiva e Subhadra è Shakti. Questo lo sanno anche i sassi pure. Noi no, Noi no, io non perché ho mai siamo sentito, peggio io dei non ho mai sassi. sentito. Sì. Io Siamo peggio dei sassi. Ma non ho mai sentito, è la prima volta, quando me lo l'avevi detto so. l'altra volta, quando Infatti. mi hai detto di Subhadra, Subhadra o Subhadra, Subhadra, Subhadra. Subhadra, Subhadra, che appunto in realtà è come se fosse Radharani. No, La sorella. È Sì. Durga. la sorella di Krishna, no? Durga, scusami, volevo dire sì, che Radharani, Ah, volevo no, dire. perché Sì, Radharani, no, no. Radharani non c'entra niente, Ok, certo. esatto. Ma se tu Quindi vai a la vedere sorella, nel... quindi la Ah, sorella. E esatto. infatti sta scritto nello Srimad Bhagavatam questo. Ok, Vishnu, esatto. Durga, la sorella di Vishnu. Vaishnavi. Sì. Narayani. Ma lo sanno tutti. Lo sanno tutti, tranne i grandi eruditi devotini che c'hanno Siddhanta. Ma chi Siddhanta c'hanno? C'hanno Siddhanta. Ma dai, che ridere. No. E non è che stiamo parlando di una Puri diversa, è la stessa Puri dove Chaitanya ha vissuto per 24 anni. È lo stesso Jagannath che Chaitanya andava a trovare tutti i giorni. Non è un altro Jagannath che non si sa bene di dove. Cioè, Balabhadra Comunque, è certo, Shiva. Certo, Parama, è molto complesso tutto il discorso. Cioè, io mi rendo conto, io voglio anche un po' giustificare queste persone che comunque cercano di divulgare la coscienza di Krishna anche in maniera così un po', no, maccheronica, sì, ma no? se Perché divulgare... è complesso, è complesso, è Manin, complesso. Ma lo vedi che tante cose, io so 40 anni che studio, che faccio, frequento, ma io sto scoprendo delle cose che non avevo mai sentite prima. Cioè, Allora, capisci? E io se poi mi voi... informo, non è che io sto lì che solo, cioè qualche Verifica, verifica, per carità. libricino l'ho Però letto, bisogna vedere che fonti hai a disposizione. insomma. Appunto dico, vedi? Allora, io dicevo, se questi devotini si limitassero a diffondere il canto del Mahamantra e la Bhagavad Gita e il Bhagavata Purana, come voleva Prabhupada, e non si mettessero in mente di inventarsi Siddhanta nuovi, che sono speculazioni, cioè devono semplicemente smettere di speculare. Non c'è mica di... No, non è difficile, eh? Quattro principi regolatori, il quarto è non fare speculazioni.
Cioè, se loro smettono di speculare e vanno a controllare effettivamente, vanno a verificare le idee che gli arrivano o dalla loro fertile mente o dalla fertile mente di qualcun altro, vanno a verificare, eh? Non dico che deve essere per forza sbagliato. Verificate. No, loro preferiscono fare le loro speculazioni. Io ho visto questo libro. Cioè, quando apro i libri scritti da questi personaggi strani, di solito arrivo a metà dell'introduzione e mi casca il libro di mano. Perché, per esempio, questo qua che scrive Saktya Vesha, scrive Saktya trattino Vesha. Cioè, ma cosa? Cos'è un Vesha secondo te? I Vesha sono i vestiti, non è. Avesha vuol dire investito di Shakti, investito di potere, che ha ricevuto il potere. Avesha, non Avesha, Vesha. investito, certo. Cioè, Shakti Avesha Avatar è una jiva che ha ricevuto un potere speciale, per cui manifesta una consapevolezza, diciamo così, divina, no? Ma Sakti Avesha, non Sakti Avesha. Cosa vuol dire Sakti Avesha? Vuol dire niente. Ignoranti bestie. Capito? Cioè, perlomeno andate a controllare, no? Che cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Ci vuole mica tanto. Sono 50 anni che leggi i libri. Prabhupada ha messo il sanscrito e Devanagari dappertutto. Ma è possibile che in 50 anni non ti è mai venuta la tentazione di prendere un vocabolario sanscrito in mano? Io ce l'ho. Ma adesso ci sono pure in linea. Complicato. No, no, guarda, io. È complicato consultarlo perché Sì, non sì, è sì. come il nostro, hai Sì. visto? Ha un ordine alfabetico Diverso. diverso. Sì, completamente Ma diverso, sì. guarda, se tu vai, io ti do, adesso ti posterò il link a un dizionario sanscrito online. Sì, È quello che mi hai facilissimo. mandato è Esatto. molto pratico Ma è quello, sì. Sì. facilissimo, devi solo scrivere la parola e lo fa lui la Sì, ricerca. Io ho visto. quando, prima dell'avvento di internet, c'avevo il Money e Williams, no? E per trovare le parole mi ero fatta la lista dell'ordine alfabetico sanscrito. Cioè, prendi un pezzo di carta, ci scrivi le lettere in ordine alfabetico sanscrito, che non è così facile, però si può fare. È chiaro che, ragazzi, cioè, no, non c'è Però la discussione. tentazione ti viene, insomma, Sì, ecco, ma ve lo voglio ti dire. viene se sei Di sincero. prenderlo, un libro, guardare, Se invece ti vedere. vuoi fare le tue speculazioni senza avere mai, correre mai il rischio di vedere che No, ma poi sono come sbagliato. fanno a non avere, sai qual è il discorso? Come si fanno a non avere delle curiosità, delle esigenze di, voglio dire, Ti ricordi, verificare se quello che tu Mani, stai ti facendo ricordi abbia prima un che ti ho senso, fatto no? vedere i cartelli fuori dalle chiese cristiane evangeliche in America, negli Stati Uniti? Ecco, con questo chiudiamo perché è meglio che non ne parliamo più. Ritorniamo nei nostri, diciamo così, pensieri trascendentali a Radha Krishna. E Radha a Krishna, Gopalino, certo. salutami Gopalino. Sì, presenterò. Presenterò. Eh no, cioè, capito? Esatto. Va bene, Sì, dai. infatti, perché poi guarda, quello è molto importante, eh. Cioè la relazione proprio devozionale, cioè proprio questa affettività, questo aspetto qui. Cioè, perché se Caspita. no diventa veramente l'alambicco cerebrale, cioè diventa un discorso che è importante, però non può essere essenziale, perché se diventa essenziale e centrale nella tua vita, ti dimentichi poi, no, Ma se non c'è devozione, che la devoto devozione. sei? No, infatti non sei devoto. Buonasera. Ok, il seguito alla prossima puntata. Ok, Grazie, grazie, abbiamo Marama. scoperto l'inghippo. Già, 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 Sì. Grinè.